Gentilissime amiche e carissimi amici, salve. Sono ancora qui, sono sempre io, da Romanino Romano. Anche oggi realizzo, nonostante il caldo e nonostante anche le apparenti sofferenze della persona che mi aiuta, realizzo un video dai temi complessi che vi farà capire quanta malafede ha usato la religione cattolica nei riguardi anche dei cittadini italiani. Il testo di questo video è: auspico che questo video venga ascoltato anche dagli scellerati politici italiani. Pertanto invito anche gli incoscienti politici italiani all'ascolto del video per far loro capire quanto sono scellerati a favorire una chiesa truffaldina a discapito dei cittadini più poveri, oltre che della sanità, del debito pubblico e di tutto quello che segue. Ricordo che, stando all'Istat, in Italia ci sono 6 milioni di italiani alla fame, più di 1.400.000 bambini in altrettanta sofferenza. Questi dati vi devono far capire tante cose ed allertarvi anche nelle azioni che dovrebbero servire a sensibilizzare, diciamo così, la dinamica per favorire da parte di questi sciagurati politici il loro intervento nella risoluzione dei casi che vi andrò ad elencare. La sanità, come dicevo, fa schifo, al punto che in un ospedale di Gela, in Sicilia, un fratturato alla gamba è stato ingessato con un cartone dei rifiuti pericolosi, senza parlare del debito pubblico che è da record in confronto ad altri paesi del mondo. Ma nonostante tutto, in dispregio a questi dati, lo Stato italiano finanzia una truffaldina chiesa cattolica, peraltro molto più ricca dello Stato italiano, cosa che risulta agli occhi di tutti a dir poco assurda, oltre che criminale. Una volta conquistato il potere a Costantino e ai suoi successori, la Chiesa cristiana utilizzò la falsificazione quale metodo elettivo per confermare le sue prerogative, accrescerle e rendere ingiudicabile ogni atto, anche il più infamante. Dei suoi dirigenti, le falsificazioni sammacchiane, un primo colossale falso risale ai tempi di Papa Simmacco, 498-514, in lotta contro il rivale aspirante Papa Laurenzio. Nell'anno 501 venne sottoposto a processo presso il Senato di Roma con accuse infamanti: ingordigia, sesso con matrone e volgari prostitute, detto Melircule, tra cui la famosa fornaia Condidaria, sperpero di beni della Chiesa. Uscito vittorioso dal contrasto con Laurenzio, fece fabbricare dai suoi funzionari un documento scritto in latino barbaro, fatto passare per raccolta di atti processuali contro papi precedenti, in cui le sentenze finivano con lo scagionare tutti i papa. Si potevano leggere sentenze false, da cui si ricavava: nessuno può accusare il proprio vescovo, perché il giudice non può essere giudicato. Nessuno ha mai giudicato il Papa, perché il primo seggio non viene giudicato da nessuno.
non è permesso emanare un giudizio sul Papa. Il diacono Ennodio, alleato di Sinmarco, rivendicò per i papi addirittura una innocenza ed una santità derivate da San Pietro, che avrebbe lasciato ai suoi successori un'eredità di saggezza e santità tale che qualsiasi, anche abominevole delitto, sarebbe stato compensato dai meriti acquisiti dal primo apostolo. Per cui, se al Papa mancassero i meriti per le sue azioni, basterebbero quelli del predecessore. Pensate a che punti si era arrivato ieri, oggi è ancora peggio. Queste falsificazioni giocarono un ruolo fondamentale nel diritto ecclesiastico, finirono nel Liber Pontificalis e la falsa formula prima sedes anemine iudicatur, il sommo pontefice non può essere giudicato da nessuno, divenne la formula magica del primato giurisdizionale del Papa, cui fece anche riferimento anche Gregorio VII nel celeberrimo Dictatus Papae del 1075. Un oscuro falsario cristiano vissuto in Siria tra il V e il VI secolo compose 4 grossi trattati e 10 epistole diventate famose nel Medioevo come opera di Dionigi l'Areopagita. Costui sarebbe stato convertito di San Paolo, testimone dell'eclisse di sole alla morte di Cristo in croce, accolto dalla Madonna e da San Pietro, diventato vescovo di Atene e di Roma ed infine divenuto martire, decapitato dopo atroci supplizi. La sua figura leggendaria si distorse e diffuse fino a farne il martire Dionigi di Parigi, il primo di una lunga serie di martiri che andavano in giro tenendo in mano la propria testa tagliata. Luciano, Iono di Carte, Lucano, Nicasio di Rouen, Massimo e Venerando di Evreux, Claro di Normandia, la Vergine Saturnina nell'Artois, Crisolio di Comines, Giusto di Auxerre, i vescovi Frontasio, Severino, Frusciano, Vittorio, Silano di Perigueux, Papuo di Tolosa, Marcello di Lepuy, il Merovingio Adalbad, l'arcivescovo Leone di Rouen, il principe Fingal di Cornovaglia, eccetera, eccetera. I suoi scritti truffaldini, noti oggi come pseudo Dionigi, per tutto il Medioevo ebbero una diffusione ed un prestigio incalcolabili. Già nel VI secolo l'arcivescovo Andrea di Cesarea ammirerà i libri del divino grande Dionigi. Tutto l'Occidente cristiano fu conquistato dall'avallo che diedero loro Giovanni Scotto ed Eugena e l'abate il Duino di San Denis del IX secolo. Essi furono studiati religiosamente come testi sacri dai più famosi teologi. Massimo Confessore, Ugo di San Vittore, Alberto Magno e San Tommaso d'Aquino. Quest'ultimo li dichiarò opera dettata dallo Spirito Santo e ne scrisse un proprio commentario De Divinis Nominibus, accogliendo nel testo delle sue opere 1700 citazioni tratte da quel falso.
La più colossale opera di falsificazione è nota come i decretali dello pseudo Isidoro. Essi videro la luce intorno all'850, creati dai religiosi della corte vescovile di Reims, un'intera centrale teologica di falsari che li spacciarono come opera del dottore della chiesa Isidoro di Siviglia, uno dei più celeberrimi autori del primo Medioevo. Il santo più prestigioso dell'Occidente insieme a Sant'Agostino. Il complesso dell'opera consta di 4 grandi gruppi e la quarta parte, nota come decretale pseudo isidoriane, è la collezione più voluminosa ed importante, in quanto ebbe la massima diffusione e riscosse il massimo successo. Nella lotta per le investiture, il falso venne acquisito e sbandierato per rivendicare il potere sui principi e sull'imperatore dei vari papi: Niccolò I, Adriano II, Gregorio V, Leone IX, divenne il massimo documento a sostegno del dictatus papae di Gregorio VII, già citato, e venne autorizzato persino da Pio IX a sostegno del dogma dell'infallibilità papale del 1870. Ma lo pseudo Isidoro continua ad avere effetti anche ai nostri giorni, fino al codice di diritto canonico del 1917, che riserva al Papa l'esclusivo diritto di convocare un concilio. Se ne servì anche Giovanni XXIII, che nel convocare il Concilio Vaticano II utilizzò ben 6 passi ricavati di peso dai decretali. Scopo dei decretali era quello di esaltare l'assoluta potenza del papato. Solo a lui appartiene la pienezza del potere su tutti gli uomini e su tutti i nobili, principe, re ed imperatore. Lui è l'unico legislatore, sia in campo civile che religioso. Senza il suo consenso, né un metropolita né un concilio possono deliberare alcunché in materia di diritti e fede. Egli è il capo dei capi del mondo ed anche i suoi diretti sottoposti, i vescovi, hanno lo stesso potere, dopo di lui, su tutti. Nessun vescovo può essere trascinato in giudizio davanti a nessun tribunale. Essi sono chiamati gli occhi del Signore, sacerdoti supremi, santi, dei in terra, per cui nessun laico né religioso di rango inferiore potrà mai rivolgere loro alcuna accusa. Se ciò dovesse accadere, saranno necessari 72 testimoni al carico, il che esclude qualsiasi condanna di un vescovo. Tale mostruoso falso fu smascherato per primi nel 1559 dai centuriatori di Magdeburgo nella loro prima storia protestante della Chiesa e definitivamente dal teologo calvinista David Blondel nel 1628. I teologi cattolici non possono più negare il falso, tuttavia ne difendono la santità dello scopo finale. Parlano di creazione poetica, oppure di abitudine a tenere il presente il fine più alto del sapere e di nobile e santa falsità. Che ipocriti, che porci, che maledetti! Il teologo cattolico Hellman scrive opera meritoria che moltiplicò in misura incalcolabile la posizione e il prestigio della Santa Sede.
il regalo più gradito e imprevedibile che il Papa abbia mai avuto, insieme, diciamo noi, alla falsa donazione di Costantino, di cui vi parlerò ora. La donazione di Costantino, preludio trionfale alle innumerevoli falsificazioni successive, questo eccezionale falso storico venne redatto nella cancelleria pontificia di Papa Stefano II all'inizio degli anni 50 dell'VIII secolo, denominato Constitutum Constantini od anche Privilegium Sanctae Romane Ecclesia. Questo documento originava a sua volta da una leggenda, uno tra i più diffusi romanzi agiografi del cristianesimo, che si chiamava Leggenda Sanct Silvestri, da cui dobbiamo partire per capire tutta la storia. Dunque, secondo questo racconto fantastico contenuto negli Acta Silvestri menzionati da Papa Gelasio 492-496, questi sono gli anni, e trascritto in latino, greco e siriaco, l'imperatore Costantino si sarebbe ammalato di lebbra, pentito, punito da Dio per una persecuzione da lui condotta ferocemente contro i cristiani. Quindi, convinto da sacerdoti pagani che, per guarire, avrebbe dovuto fare un bagno nel sangue di 3.000 bambini uccisi allo scopo. Che mostruosità, che cazzo di testa aveva sta gente e ha sta testa. Ma i santi Pietro e Paolo gli sarebbero apparsi in sogno, dicendo che la guarigione gli sarebbe arrivata se si fosse fatto battezzare dal vescovo Silvestro rifugiato sul monte Soratte. Guarito dal miracoloso battesimo nel palazzo del Laterano, l'imperatore, per somma riconoscenza, avrebbe con decreto a favore di Papa Silvestro riconosciuto al vescovo di Roma la qualifica di capo di tutti i cristiani. I cristiani è un po' come nel caso della mafia, capo dei capi, ed il primato su tutti i sacerdoti, i vescovi e i patriarchi. Non solo, gli avrebbe conferito le insegne della dignità imperiale e regalato a lui e ai suoi successori la proprietà della città di Roma, delle città e delle province d'Italia e dell'intero Occidente, omnes Italiae, seu Occidentalium, regionum, provincias, loca et civites. Il documento proseguiva giustificando: a causa del potere concesso ai papi sull'Occidente, il devoroso trasferimento in Oriente a Costantinopoli della sede dell'impero, laddove è stato innalzato un magnifico regno e fondata la capitale della cristianità, non sa dice l'esercizio della potestà di un sovrano terreno. Saranno banditi tutti coloro che saranno tanto temerari da modificare tali disposizioni. La verità storica ci dice che Costantino non solo non perseguitò i cristiani, ma purtroppo per tutti noi aprì loro le porte del potere politico che tuttora persiste e che non fu battezzato da Silvestro, ma dal vescovo Eusebio di Nicodemia, un ariano. Per giunta, sul letto di morte nel 337, mentre Silvestro era morto 2 anni prima nel 335. La Chiesa lo festeggia il 31 dicembre a degno ricordo, ogni fine anno, del proprio debito di riconoscenza verso il grande falso guaritore. Il documento con il quale la Chiesa ottenne lo stato della Chiesa e fondò giuridicamente le proprie pretese di dominio universale, capovolse completamente la situazione.
L'imperatore romano, al quale la Chiesa era sottomessa fino ad allora, VIII secolo circa, d'ora in avanti sarebbe stato considerato sottomesso al papato. L'imbroglio fu gabellato come documento autentico, datato e firmato di suo pugno da Costantino, il quale aggiungeva una nota in cui ringraziava per la guarigione della lebbra e motivava così quella riconoscenza eterna, la donazione di un intero continente ai papi e ai suoi successori. Il primo papa che autorizzò il documento fu Adriano I, 772-795, in uno scambio epistolare con Carlo Magno, ma fu Leone XI che si giunse all'apoteosi della ipocrisia istituzionalizzata. Costui nel 1053 in una bolla trasformò la donazione in una restituzione, sicché secondo lui l'imperatore non aveva donato ma restituito ciò che per diritto divino già apparteneva alla Chiesa. Così dicendo, l'assunto pontefice evitò di correre il rischio di dover ringraziare l'imperatore. Il Papa Gregorio VII inserì la donazione dalla parte integrante del diritto canonico e con essa giustificò il famoso Dictatus Papae. Papa Urbano II, 1088-1099, l'istigatore del massacro della prima crociata, valendosi della donazione, dichiarò la Corsica e le isole Lipari proprietà della Chiesa. Altri papi, Innocenzo III e Gregorio IX, avanzarono altre pretese territoriali, mentre Gregorio IX, 1227-1241, sostenne che Costantino aveva dichiarato lecito il dominio universale del Papa non solo sulle anime, ma anche su tutti gli uomini e le cose, per cui non poteva esistere un'autorità civile indipendente. Ma era il Papa l'unico e vero imperatore e sovrano di tutto. Sono sempre stati dei grandi imbroglioni. Questa mostruosa falsificazione fu utilizzata per tutto il Medioevo. Lo stesso imperatore Sigismondo nel 1433 dovette obbligarsi con giuramento alla conservazione ed osservanza della donazione di Costantino. E la stessa arrogante presunzione di onnipotenza permise a Papa Borgia Alessandro VI di emanare la bolla Inter Caetera del 1493, con la quale autorizzava i regni di Spagna e Portogallo a dividersi i territori del Nuovo Mondo, linea alessandrina, trattato di Tordesillas 1494. Dubbi sull'autenticità del documento serpeggiavano da tempo. L'imperatore Ottone III nel 1001 definì esplicitamente la donazione opera falsa e menzognera, frutto di un imbroglio gigantesco. Sub titoli Magni Costantini, longi mendaci, tempora fixit. Ma anche Federico Barbarossa e Federico II rifiutarono di riconoscerne l'autenticità, la quale fu definitivamente e documentalmente esclusa nel 1494 dall'umanista Lorenzo Valla, segretario del Papa e canonico in Laterano, in un documento pubblicato solo dopo la sua morte. La storiografia cattolica continua imperterrita a definire l'insieme delle falsificazioni e imbrogli medievali come devozione antica e gli imbroglioni come uomini eccezionali e venerandi falsari.
oggigiorno ancora paghiamo le conseguenze di quel falso storico. L'articolo 7 della nostra Costituzione ha recepito i patti lateranensi, concordato, in base ai quali lo Stato italiano, a titolo di risarcimento per la soppressione dello Stato della Chiesa, che non sarebbe mai esistito senza quel delinquenziale documento, ascoltate signori politici, si obbligò allora a pagare un ventesimo del suo bilancio ed a definire la religione cattolica quale religione di Stato. Fortunatamente non più dal 1984, ed oggigiorno a sottostare ad un onere che tra esenzioni fiscali, sovvenzioni alle scuole cattoliche, insegnamento della religione cattolica, versamento dell'otte per mille e contributi di vario genere, grava su noi contribuenti per più di 20 miliardi di euro ogni anno. Basta! Non se ne può più, troppi italiani sono alla fame, lo Stato pensi più a loro che a dei parassiti imbroglioni. Insomma, falsi, crociate, inquisizioni hanno fatto sì che la Chiesa si è potuta imporre. Oggi, alle soglie del terzo millennio, se ne può decretare la miserabile fine. I giovani di oggi non li frequentano più, perché sanno cosa valgono. Chi ha un minimo di cultura non frequenta più la chiesa, resistono solo i disadattati, quelli coi brufoli e le vecchie incartapecorite. La chiesa cattolica è fondata sulla falsificazione di pretese parole attribuite ad un preteso Cristo. I cristiani commisero falsificazioni e frodi al fine di adattare miti e santi personaggi alla nuova figura di Gesù e Apostolo. Falsificarono la storia del loro Cristo, aggiungendo la finzione dei più noti nomi cristiani, mascherandosi dietro Vangeli ispirati, epistole, atti ed apocalissi. Alcuni di coloro che hanno falsificato Vangeli apocrifi ed epistole durante i primi secoli d.C. hanno ammesso di aver commesso il falso. La falsificazione dei testi durante i primi secoli di esistenza della Chiesa, giustificata come pia frode, inganno a fin di bene, è ammessa dalla Catholic Encyclopedia, secondo la quale spiriti intraprendenti seguirono la loro aspirazione attraverso presunti Vangeli, pieni di favole e di fantasiosi dettagli. I loro prodotti furono letti e accettati come veri dalla gente comune, priva di facoltà critica e predisposta a credere a ciò che alimentava la pia curiosità. Sia cattolici che gnostici sono stati coinvolti nella scrittura di queste fantasie. I primi non avevano altra giustificazione se non quella della pia frode. Una cinquantina di Vangeli di Gesù Cristo apostolici, falsi e fraudolenti, uniti a numerose altre scritture falsificate, furono il prodotto del pensiero dei cristiani nei primi due secoli del cristianesimo. Tutto questo, se volete, lo potete reperire su Catholic Encyclopedia. Per vivere in santa pace bisogna eliminare la religione dalla vita sociale e politica dell'uomo. La religione deve fare quello che le compete, solo per chi vuol credere alle scemenze. Quindi deve occuparsi semmai della salvezza della supposta anima, punto più né meno. Nello stesso tempo, la religione che non può morire perché Dio, la quale la vuole, dicono, deve sostenersi economicamente con le offerte dei soli credenti. È altresì conveniente che nelle scuole di Stato la religione non sia più insegnata. Se un giovane desidera formarsi alla sua conoscenza della religione, frequenti le parrocchie, a suo rischio, visto la pedofilia dilagante.
dilagante. Così sicuramente si eviteranno tutte quelle situazioni che ancora oggi perdurano, che vede la regione ergersi quale potentato per determinare le guerre, le divisioni e ogni serie di inimicizie fra i popoli. La religione cattolica ha sempre mal sopportato i vincoli che derivano dalla firma del concordato nel 1929, ritenendo di poter continuare, come nei secoli precedenti, ad esercitare in alcuni ambiti un potere assoluto superiore addirittura a quello dello Stato italiano. La perdita del potere temporale, anzi, faceva ritenere alla parte più retriva dell'Episcopato cattolico che fosse preciso dovere della Chiesa intromettersi con maggiore decisione nella vita dei cittadini, dal matrimonio alla scuola, sino alle scelte politiche. Riflettete, politici, se ascoltate. Ora, fin tanto che si permette alla Chiesa di poter decidere la sorte del cittadino italiano con la complicità di politici a soldo della Chiesa, l'Italia non sarà mai laica. Non voglio più vedere preti laddove si svolgono manifestazioni politiche. Non voglio più vedere preti che gestiscono i centri di accoglienza per migrati clandestini e non. Questo vuol dire ridurre gli ingressi favoriti dalla Chiesa per solo interesse. Apro una parentesi: negli ultimi tempi, di questi tempi del 2024, non si sta più parlando di migrazione, sembra sparita, perché la Chiesa, alla Chiesa dava fastidio tutto quel cancan. Non parlatene più, lasciateci fare i fatti nostri, ci stiamo guadagnando un mucchio di soldi sfruttando questa gente, ma che vi impicciate, pensate ai cazzi vostri, lasciate per... non ne dovete più parlare. E i media, sempre pronti ad inchinarsi alla Chiesa, stanno rispettando quest'ordine. Non voglio più dare, attraverso l'8 per mille e i variegati 5 per mille, i miei soldi alla Chiesa. Non voglio più che la Chiesa si occupi dei poveri italiani, sia con la distribuzione dei pacchi alimentari, sia della raccolta fondi per questa causa. Voglio che per questi problemi si occupi lo Stato, che con le sue risorse può tranquillamente offrire tutti i servizi ai cittadini, specialmente se smette di mantenere i preti. Questo vuol dire più lavoro sicuro per tantissimi giovani da occupare nelle varie attività di riferimento. Chiaramente, finché dura questo stato di cose, io, come sempre ho sostenuto negli ultimi tempi, non voterò mai più, costi quel che costi. Lo Stato italiano si renderà conto della portata della protesta. La Chiesa fascista non mi appartiene. I governi italiani, invece di difendere i diritti dell'individuo, dal 1945 hanno lavorato per cercare di ottenere i favori della gerarchia ecclesiastica. Perciò hanno inserito il concordato nella Costituzione. Ora il Vaticano sta svuotando d'autonomia lo Stato italiano. L'Italia non è più un paese laico e sovrano. Il sillabo di Pio IX è la storia della dottrina politica della Chiesa, contraria alla democrazia, alla libertà e alla sovranità popolare. La rivista che meglio rappresenta il pensiero della Curia Romana e del Papa era la Rivista dei Gesuiti, Civiltà Cattolica, secondo la quale la libertà di coscienza e di religione era un delitto. Il sillabo fu accolto con grande entusiasmo da tutti i reazionari. Per la Chiesa, i cattolici devono obbedire alla Chiesa e non allo Stato. Se la Chiesa lo comanda, devono disobbedire allo Stato. Ascoltate, politici, che state sotto l'ombrellone.
Per Pio XI il vero Stato totalitario era la Chiesa. Il Vaticano ha fortemente patrocinato la censura su mezzi di informazione. Non ha voluto che i suoi preti fossero sottoposti al diritto comune. Vuole lo Stato braccio secolare della Chiesa. Vuole uno Stato ed una scuola confessionale. I peccati qualificati come reati. Una giurisdizione indipendente per gli ecclesiastici e l'esenzione delle imposte. Nel 1945 nasceva la Repubblica Papalina Italiana. Leone fu scelto come Presidente della Repubblica su indicazione della Santa Sede e anche il socialdemocratico Saragat poté diventare Presidente della Repubblica solo con il consenso del Vaticano. La classe politica italiana si era forgiata nell'Azione Cattolica e nella FUCI. Oggi la Chiesa Cattolica è la maggiore potenza finanziaria del mondo. Controlla la cultura e l'istruzione. La libertà reclamata dalla Chiesa Romana allo Stato vuol dire privilegi, indipendenza dalle leggi dello Stato, controllo sull'istruzione, sul matrimonio, sul diritto di famiglia, eccetera, eccetera. La Chiesa usurpa i diritti dello Stato e invade il campo politico. Per essa essere cattolico vuol dire obbedire alla Chiesa. Tutta la storia d'Italia ha avuto un unico nemico irriducibile alla sua unità, cioè il papato, che per ostacolarlo spesso chiamò lo straniero. Però i papi avevano anche desiderato un'Italia unita sotto il loro scettro. Anche per questo nasque la falsa donazione di Costantino. Nel 1929 la Chiesa si riappacificò con lo Stato. Nel 1945 si appropriò dell'Italia intera. La Chiesa non crede alla sovranità popolare e al governo del popolo. È stata contro la libertà di stampa e di informazione, contro l'istruzione pubblica obbligatoria e contro l'istruzione laica. Per essa la libertà di insegnamento è cosa empia, perché la scuola deve essere un'istituzione complementare e fiancheggiatrice della Chiesa. La Chiesa Cattolica ha voluto che l'insegnamento della religione fosse fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica. Ha preteso l'indissolubilità del matrimonio. Per Civiltà Cattolica il Risorgimento era stata una sfida al cattolicesimo. In effetti, con l'unità, la legge Saccardi abolì i privilegi ecclesiastici e impose lo Stato laico. Poi il fascismo, che era andato al potere anche con l'aiuto della Chiesa, volle la riconciliazione, che comportò nuove concessioni alla Chiesa, poi consolidatesi ed estese in regime repubblicano. Mussolini fece rimanere in piedi l'Azione Cattolica, da cui sarebbe nata, dopo la guerra, la classe dirigente democristiana. Dopo la seconda guerra, il ministro Scelba affermò che il governo non poteva rifiutare i suggerimenti della Santa Sede perché il suo partito di governo aveva le sue sezioni elettorali nelle chiese, nei vescovati e nell'Azione Cattolica. Da che altro si dovrebbe riconoscere lo Stato semisovrano e confessionale? Ancora oggi in Italia la censura televisiva è diretta da monsignori, i certificati di buona condotta sono rilasciati dai preti, i carabinieri si informano in parrocchia e i posti di comando più importanti dello Stato sono assegnati dai cardinali e da vescovi, il sillabo dopo di Ernesto Rossi. Potete consultare questo testo. Oggi i preti hanno imparato a governare attraverso i laici, cioè per interposta persona. Così sfuggono all'impopolarità che è causa dell'esosità statale. Colpisce falsamente la classe politica e fatalmente la classe politica. La Chiesa, alleandosi con Mussolini ed Hitler, mirava ad affossare liberalismo e socialismo. Mussolini teneva rapporti segreti con il gesuita Tacchi Venturi e con il segretario di Stato Gasparri.
Con i patti lateranensi fu esteso il campo delle esenzioni tributarie a favore degli enti ecclesiastici. Contemporaneamente lo Stato ha continuato a finanziare questi enti ed a finanziare la manutenzione dei beni della Chiesa. Mussolini esentò la Chiesa dalle imposte. I successivi governi democristiani hanno ampliato queste esenzioni e questi contributi e nel 1984 Benito Craxi concesse alla Chiesa una compartecipazione all'imposta sul reddito. Poi sono arrivati gli aiuti alle scuole private della Chiesa, alle parrocchie e all'esenzione dell'ICI per le attività alberghiere della Chiesa. Frequentatori della Curia Vaticana nella sua storia ci sono stati banchieri, faccendieri, scopatori, boia, briganti, inquisitori, ricettatori, esorcisti, poliziotti, santi e cortigiani. Il Vaticano, storie e segreti di Claudio Rendina. La Curia si è mossa come le altre corti perché i papi si consideravano sovrani e spesso in materia religiosa erano anche increduli, ostentavano la fede per i comuni cattolici. Nel 1929, con i patti lateranensi, la religione cattolica divenne religione di Stato ed entrò nelle scuole pubbliche. La Chiesa fu indennizzata per i territori perduti in Italia, perciò inviava tutti a pregare per il Duce, l'uomo della provvidenza. Quando parlate della storia che riguarda l'antifascismo, politici, che siete sempre sotto l'ombrellone, mentre un muratore se ne sta a casa a mangiarsi il panino con la mortadella perché non ha i soldi, pensate a queste cose, pensate a cosa state facendo per l'Italia, a come la state affossando. Il Vaticano approvò l'aggressione fascista all'Abissinia, i vescovi definirono questa guerra una guerra santa e una crociata, benedicevano le armi fasciste. In Spagna l'alto clero possedeva fabbriche e terre, nel 1912 i gesuiti controllavano un terzo del capitale spagnolo. La Chiesa era alleata con la proprietà conservatrice, perciò scoppiò la seconda guerra civile ed i poveri distrussero chiese e conventi. Il governo repubblicano sciolse i gesuiti e nazionalizzò i loro beni. La Chiesa si alleò con Franco, che mosse guerra al fronte popolare aiutata da Mussolini e Hitler. Nel 1939, dopo l'abbattimento della Repubblica, il Papa Pio XII si felicitò con Franco. In Spagna furono ridotte libertà di stampa, di parole, di riunione e reintrodotta la censura. Furono soppressi i giornali liberali e socialisti, proibite le confessioni non cattoliche, scuole e chiese protestanti furono chiuse. Il cattolicesimo divenne religione di Stato. In Germania lo strumento politico della Curia era il Partito Cattolico del Centro. Il nunzio Pacelli lo indirizzò sempre più a destra, opponendosi a liberali e socialisti. Nel 1932 il partito nazista ebbe un grande successo elettorale ed il Vaticano decise di appoggiarlo con il Partito del Centro. Il cattolico von Papen assicurò a Hitler il sostegno del Papa in cambio di un concordato. Nel 1933 Hitler divenne cancelliere, von Papen vice cancelliere e fu stabilito il concordato. Il 5-7-1933, su ordine del Vaticano, il Partito del Centro fu sciolto, come era accaduto in Italia con il Partito Cattolico di Don Sturzo. I vescovi invitavano alla preghiera a favore di Hitler. Hitler, liberalismo e comunismo erano visti come malattie mortali. Vari teologi e vescovi riconoscevano affinità tra nazio-socialismo e cattolicesimo. Sotto il nazismo nessun vescovo tedesco fu fatto martire, ma i vescovi tedeschi protestarono contro Hitler e il nazismo. Si lamentarono solo per le violazioni del concordato, esattamente come era accaduto in Italia, principalmente in materia di educazione dei giovani e per l'uccisione dei malati di mente.
ma i vescovi si volsero contro i linciaggi e le persecuzioni da avversari politici, non protestarono contro gli attacchi a paesi inermi, contro la distruzione di sinagoghe e lo sterminio degli ebrei. I vescovi non condannarono il nazismo finché fu al potere e inviarono i soldati tedeschi a fare il loro dovere. Raccomandavano l'obbedienza e fedeltà allo Stato. L'occupazione dell'Austria, della Cecoslovacchia e della Polonia fu salutata con le campane a feste. Nel 1939 furono fatte messe di ringraziamento per il fallito attentato a Hitler, come era accaduto in Italia per il fallito attentato a Mussolini. Sotto il nazismo, la stampa cattolica fu con Hitler, anche le chiese evangeliche appoggiarono il nazismo. Fascismo e nazismo erano arrivati al potere con l'aiuto della curia romana. Nel 1933 Pacelli appoggiò l'annessione dell'Austria alla Germania e nel 1939 appoggiò l'invasione della Cecoslovacchia. A capo della Slovacchia fu messo il prete Tiso, cattolico e antisemita, che fu promosso dal Papa Monsignore. Tiso dichiarò che il suo regime si sarebbe ispirato al nazionalsocialismo tedesco e al cattolicesimo romano. Così furono abolite libertà e partiti, furono perseguitati ortodossi, protestanti ed ebrei. Tiso inviò truppe a fianco della Germania in Polonia e Unione Sovietica e favorì l'apertura dei campi di concentramento. Nel 1945 fu condannato dagli alleati come criminale di guerra, difeso però fino all'ultimo dal Vaticano. Anche nella Repubblica Ceca l'alto clero collaborò con i nazisti. Nel 1944 il governatore tedesco scrisse a Hitler affermando di appoggiarsi all'alta gerarchia della Chiesa ceca. Hitler indusse il Papa a non condannare l'invasione della Polonia cattolica. Pio XII acconsentì, a patto che gli interessi della Chiesa in Polonia fossero salvaguardati. Protestò contro la brutalità dei russi in Polonia, ma non contro la brutalità dei tedeschi. Anche per il riconoscimento di Israele da parte del Vaticano, avvenuto tardivamente, il Vaticano ha chiesto la difesa degli interessi vaticani in quelle terre e l'esenzione fiscale. Quando mai? Quando l'Italia dichiarò guerra a Francia e Inghilterra, l'Episcopato italiano parlò di guerra santa e Civiltà Cattolica inviò i soldati italiani a fare il loro dovere. Il Vaticano non condannò gli attacchi italiani ad Abissinia, Albania e Grecia, perché pensava all'apertura di un'attività missionaria in quei paesi, luridi approfittatori. In Francia il Vaticano appoggiò il governo collaborazionista del maresciallo Pétain e non reagì quando questi imprigionò preti baschi nemici di Franco. Il principale giornale cattolico di Francia, la Croix, esortava a collaborare con Pétain e con Hitler ed era contro la resistenza. Pétain regolò le questioni sociali in accordo con le encicliche papali con l'ideologia fascista. Dopo il crollo della Turchia negli anni 20 e 30, il Vaticano dispiegò un'intensa attività diplomatica in Jugoslavia attraverso l'azione cattolica e la Croazia. Gli Ustascia croati erano dirette da Ante Pavelic ed erano riforniti di denaro e armi da Mussolini. In Croazia l'arcivescovo Stepinac appoggiava Pavelić e partecipava alle parate naziste e fasciste. L'arcivescovo ordinò di celebrare con particolare solennità il compleanno del Führer. Nello Stato furono tollerate solo religione islamica e quella cattolica, mentre ebrei e ortodossi subivano persecuzioni. Chiese e monasteri ortodossi furono distrutti, preti e vescovi ortodossi furono torturati e assassinati. Nel 1941 in Croazia 100.000 civili furono uccisi e la chiesa di Glina fu trasformata in mattatoio.
Nello sterminio si distinsero i figli di San Francesco d'Assisi, i cui conventi erano depositi d'armi per gli Ustascia. Il franciscano Augusto Cevola girava con la pistola sotto la tonaca, invitando il popolo ad assassinare gli ortodossi. Altri francescani occupavano il posto di boia in un campo di concentramento per la decapitazione di massa. Il prete cattolico Bozidar Bralo viaggiava con un mitra e partecipava all'eccidio dei serbi. Dopo il crollo del nazifascismo, i conventi francescani divennero luoghi di rifugio dei massacratori Ustascia in Austria, a Klagenfurt in Italia, a Modena ed in Francia. Il cardinale Tisserand condannò questi francescani, però Pio XII benedì Pavelich che con Stepinac avevano assicurato la conversione di 250.000 ortodossi al cattolicesimo. È chiaro, se non lo facevano li uccidevano. Da 2 milioni di abitanti ortodossi della Croazia, 600.000 furono assassinati. Stepinac fu condannato all'ergastolo da Tito. Pio XII lo fece cardinale e Giovanni Paolo II lo beatificò. Papa XII appoggiò l'invasione della Russia e non disse niente sulla distruzione delle chiese ortodosse, perché voleva la diffusione del cattolicesimo in quel paese. A Roma era stato creato un seminario speciale, il Collegium Russicum, il quale istruiva i preti in russo e ucraino per la futura campagna missionaria in Unione Sovietica. Nel 1940, l'anno prima dell'attacco tedesco, si parlò di collaborazione tra gesuiti e nazisti. Seminaristi gesuiti del collegio attraversarono in incognito i confini sovietici per operazioni di spionaggio, mentre l'episcopato dei paesi cattolici occupati stava con la curia romana ed a fianco dell'asse. Parte del basso clero prendeva la via della resistenza. Col mutare delle sorti, in Francia l'episcopato mollò Pétain per De Gaulle. In Germania il cardinale Fachwalber, che aveva consegnato ai nazisti le campane della chiesa per costruire armi, dopo la guerra condannò i loro eccessi. Pio XII non voleva la distruzione dei Reich. A Norimberga intervenne a favore dei criminali di guerra nazista, che spesso trovarono rifugio provvisorio in Vaticano e poi furono fatti emigrare in Sud America. Ante Pavelic trovò rifugio in conventi d'Austria e Italia. Poi raggiunse Buenos Aires nel 1959. Morì nella Spagna di Franco. Altri vescovi e preti criminali della Jugoslavia hanno trovato asilo in Spagna, Austria, Svizzera e USA. Il prete Draganovic, tenente colonnello al soldo dei fascisti, che uccise 60.000 persone dopo la guerra, divenne professore in un seminario cattolico del Vaticano. L'ufficiale delle SS, Adolf Eichmann, fuggì con l'aiuto di padre Benedetti, che teneva collegamenti con l'organizzazione clandestina Odessa delle SS. Altre SS, compreso Bormann, giunsero in Egitto con l'aiuto del Vaticano. Il gallo cantò ancora di Karlheinz Danzker. Dopo la guerra, tra i generali del cattolico Adenauer vi erano 7 criminali di guerra. Nel 1958 Adenauer propose il riarmo atomico tedesco e la Chiesa romana lo appoggiò. Pio XII non fu contro i pogrom nazisti e non condannò la deportazione e lo sterminio degli ebrei. Si servì soprattutto di consiglieri gesuiti tedeschi e nel 1946 nominò vescovo in USA Joseph Muenck, filo nazionalista da sempre, che consigliò prudenza contro i criminali di guerra tedeschi. Ed oggi questi mostri hanno la faccia tosta di parlare di pace affacciati ad una finestra. Bene, anche questa volta io ho fatto la mia parte. Ho invitato i politici ad ascoltare questo video per trarne le debite conseguenze. Al ritorno dalle ferie è auspicabile
che questi signori, cioè i nostri politici, aprissero un po' un confronto tra di loro per valutare esattamente il danno che la Chiesa ha prodotto non solo ai cittadini ma allo Stato tutto, e decidessero infine di abolire completamente non solo quello che è il sovvenzionamento, il pagamento non dovuto dagli italiani ad una Chiesa che è sempre stata mostruosamente incivile e mostruosamente imbroglione. Basta concordato, basta con Bettico, quello che ha fatto Bestino Craxi, si chiudano tutte le parentesi e si cominci da un'altra parte. Se chi crede vuole seguire la Chiesa, lo faccia pure, versi le sue offerte, versi le sue miserie. La Chiesa deve imparare a campare con quello che gli offre la gente scema che li seguirà. D'altronde, se la Chiesa è voluta da Dio, che problemi hanno questi pretonzoli da strapazzo? Sarà Dio che provvederà a mantenerli, ma non deve essere il cittadino italiano con i suoi contributi che paga la presenza di questi ingombranti e scellerati esseri. Signori, io ci metto un punto perché si è fatto lungo. La Rossana, che è qui vicino a me, la mia psicologa, mi guarda stupita. Impieghiamo del tempo per preparare questi video. Lei è brava nel prepararmi e nel supportarmi. Senza di lei non riuscirei, non potrei riuscire, anche per causa di quella che è la mia dannata patologia, a realizzare queste opere. Io mi ci sto anche un po' rilassando, alla fine mi fa pure bene. Quindi, amici, carissimi, gentilissime amiche, anche questa volta vi saluto e mi auguro di rivedervi ancora. A risentirci.